Hello, welcome to New York Film Festival. My name is Violeta Bava. I'm program advisor of the festival. And I'm very, very happy and extremely honored to welcome here to the Q&A for Marks Can Wait, Maestro Marco Bellocchio. Marco Bellocchio has an immense body of work, including some of the most remarkable Italian films from the past half century. Actually, it would be impossible to talk about Italian cinema without mentioning his name. Thank you very much, Marco, for joining us. And before we start, I would like to say that this film by Maestro Marco Bellocchio premiered in Cannes Film Festival this year at the occasion of receiving the honorary award, the Palme d'Honneur, for his career. And congratulations for this very important recognition. About the film, I would like to say a few words. There are profound, personal, and painful works by great masters, which stand above the logic of film festival circuit or commercial circuits or any other circuit. Marks Can Wait is a deeply moving piece which puts together historical, political, religious, cultural, ethic, and cinematic elements with a complex elaboration that might seem simple and quite direct, but we can also say that took more than 50 years of the most committed cinema to make this movie. It is a work that deserves immense respect because it is the confession of an artist who tells how a loss and the bond linked to it have informed his art. I want to take the opportunity to thank Marco Bellocchio for sharing the pain and ghost with us, for giving them body, and for seeking elaboration through cinema. Thank you, Marco, and welcome. Thank you very much. So my first question would be, at the beginning of the film, you mentioned that on the occasion of the family reunion in Piacenza, in order to celebrate a number of birthdays, you had the idea of making a movie about your own family, not knowing exactly the form of this movie. When did you realize that actually this was a film about Camilo and about yourself? Ma io parlo italiano. Sì. Ma quando ci siamo riuniti tutti i familiari, i fratelli, i figli, i nipoti, per questa commemorazione che doveva festeggiare alcuni compleanni dei fratelli, io non pensavo di fare un film su mio fratello Camillo, su mio gemello. È solo lì che ho capito che la cosa che mi interessava di più era questa, non tanto un ricordo nostalgico sul passato della mia famiglia. Questo è un film che è stato realizzato in 5 anni, per cui progressivamente nel farlo io ho capito tutta una serie di cose che poi sono diventate il film stesso. Proprio quello che lei diceva, si sono introdotti i film, la storia, il passato, è diventato, ho notato un particolare interesse sul, proprio perché non parla soltanto della famiglia Bellocchio, ma parla di qualche cosa, come si dice in arte, di più universale. Ecco. E così siamo arrivati alla fine. My family met together, you know, my brothers, the children, the nieces and nephews, for the occasion we were celebrating a few birthdays, I wasn't thinking of making this film at that moment about Camilo, my twin brother. But while I was there, I realized that this is what interested me the most, not to do something nostalgic in remembering a family past. The film was made over the course of 5 years, and in the course of making it, I began to understand how this thing would become a film. And as you were saying in your introduction, I started looking at how this was history, that various elements were being introduced to family history, the family past, and this became the matter of interest.
And Marco, was it clear for you how you would be in the film in front of the camera with your voice narrating in first person? How those formal decisions were taken? E anche per questa decisione il tempo mi ha aiutato, nel senso che in un primo momento io pensavo di fare dietro e di stare dietro alla macchina da presa e raccontare e documentare attraverso tutta una serie di interviste questo dramma, anzi questa tragedia. Poi mi sono reso conto nel farlo, in questo i 5 anni sono stati estremamente preziosi, nel farlo che io dovevo cambiare ruolo, mettermi davanti alla macchina da presa con tutti gli altri, con i miei figli, con i miei fratelli, con i parenti, con gli amici, con i superstiti, perché molti non ci sono più. E quindi questo ha capovolto il punto di vista, e quindi c'è stato un coinvolgimento nuovo, personale, unico nel, diciamo, nel mio modo di fare il cinema, ecco. In questo senso questo capovolgimento, questo cambiare posizione, io l'ho capita poco alla volta ed è stato un passaggio estremamente importante. Because of the way that this film was made, time was really a very helpful factor. Because at first I thought of maybe making the film in my usual way, behind the camera, telling the story, interviewing different people, and talking about this drama, this tragedy that afflicted my family. But it was while doing this, in those 5 precious years that I had to work on the film, that I realized that I had to change my role. And rather than my traditional role of being behind the camera, I was in front. Together with my children, with my brothers and sisters, with my relatives, with the friends, and also with the survivors, because some of those people are no longer with us. And this was a reversal of my point of view, much more personal, much more unique. It was a very different way than I usually make cinema. So this reversal of position, a point of view, is something that I came to understand little by little, and it's a very important transition. It is indeed. And talking more about the elaboration of the film, in this film you include your own paintings, scenes from your own films, pictures, footage from Italy and the historical events. How was the work with all these elements? How did you find the balance? How was it to include? When did you realize that your films would become part of this movie? Io ho fatto un percorso piuttosto lineare e nel tempo. Ho detto, torniamo indietro, incominciamo dalla nascita e vediamo quali immagini io potevo raccogliere, perché questo era anche importante. Di quando eravamo piccolissimi, giovani, a scuola, sempre con Camillo, e poi anche una serie di immagini che per fortuna ho trovato dei Super 8 di Camillo quando già eravamo separati, perché ad un certo punto io sono andato a Roma e lui è rimasto a Piacenza, e su questa linea abbiamo progressivamente aggregato una serie di immagini dei miei film, perché molti dei miei film in qualche modo fanno riferimento a quella tragedia in modo più o meno diretto. C'è addirittura un film, Gli occhi, la bocca, che parla di un gemello morto. Però questo film, rispetto agli occhi e la bocca, mi appartiene maggiormente, perché è fatto con più libertà, con un sentimento di libertà che negli occhi e la bocca, per dei motivi familiari, poiché era presente e era ancora viva mia madre, e anche politici, poiché ero più coinvolto con la politica, ero più trattenuto, meno libero, mentre invece in questo lo sono stato molto di più. Followed a very linear chronological path in this film. I decided to go back to the very beginning, starting with birth
And I had asked myself, which images would I use? So I found pictures from when we were very little, from when we were young, going to school, always me together with Camilo. But I also found a Super 8 films that he had made after our lives had gone in separate directions, when I had moved to Rome and he remained in Piacenza. And so it was following along this line that I progressively aggregated, collected images also from my own films. And my films also have referred more or less directly to this tragedy, in particular the film The Eyes, The Mouth. But unlike The Eyes and The Mouth, where for family reasons, because my mother was still alive at the time, and for political reasons, I was much more involved in politics, I was much more restrained. This film belongs to me much more closely because I worked with much greater freedom and a much greater sense of freedom. Yes, actually we can say that this film is like a new entry to your filmography. We can see all your body of work from a new perspective now. And I was wondering if it was difficult somehow for you to make more explicit what was floating and implicit in a fictional form. Now you mentioned the freedom, but I guess it was not an easy process. Ma questo non lo so, nel senso che questo film, Mars può aspettare, credo che sia irripetibile, nel senso che poi ho fatto tanti altri film, ma soprattutto un'altra cosa che io ho scoperto facendolo, per questo la necessità di un tempo lungo, è che in un primo tempo io volevo fare, rappresentare delle scene, cioè fare della fiction all'interno del film. Mi sono reso conto che il film non poteva essere quello, quindi erano solo i miei quadri, le fotografie, i film, tutto ciò che si è combinato insieme, escludendo in pratica, c'è solo un'immagine alla fine in cui io attraverso il famoso Ponte Gobbo di Bobbio, in cui incrocio un ragazzo che corre e potrebbe essere Camillo, che ovviamente non era Camillo, insomma, quello è l'unico momento di finzione. Per il resto è tutto finto, no, è tutto rappresentato, ma tutto vero, ecco. Questa è una caratteristica specifica di questo film. Sorry, the translation. I don't quite know how to answer that. This film, Marx Can Wait, is really unrepeatable. I sort of discovered in the process of making it, and this is why this long period of realization was so important, that at first I had wanted to represent certain scenes and with a kind of fictional telling of them within that. But then I realized that that could not be, that wasn't the approach that I should take. And then I combined various pictures, various photographs, various film clips all together, excluding any fictional element with one exception. The image that you see at the end at the famous Gobbi Bridge of Bobbio, where you see this guy running, who could have been Camilla, but of course is not. That is the only fictional element. Otherwise, I represent all these scenes, but they are all true. This is a specific characteristic of the film. Actually, yes. Ok, volevo fare un altro esempio, proprio perché poco alla volta ho rinunciato alla finzione. Io pensavo in un primo momento di rappresentare anche mia madre con un'attrice che la rappresentasse, il suo dolore, la sua disperazione. Poi ho capito che non era necessario, erano più forti le parole delle mie sorelle, le parole di mio fratello, le parole anche mie, che non, ripeto, in questo caso la finzione, la rappresentazione. Just to give you another example of how I little by little decided to renounce the use of fiction. At first, I'd thought of having an actress represent my mother and represent her sorrow and her despair. But then I came to see that this was not necessary, that the words of my sisters, of my brother and of myself were much more effective. It's very interesting what you mentioned, since the
power of the word, spoken word, has in the film. It's a really very strong. But actually, I wanted to ask you about the spaces, because when you read the letter and are in the space that we assume is Camilo's gym, is that space preserved as it was in that moment, or there was a reconstruction of certain spaces? No, è una ricostruzione della palestra, perché la palestra non esiste più, insomma. Però lì ero io che in qualche modo leggevo la sua lettera, la lettera che lui mi aveva mandato, e quindi anche lì è una forma di rappresentazione, ma non di finzione, ecco, nel senso che se ero io che leggevo la sua lettera, sì, è finta la palestra, nel senso che la vera palestra dove è avvenuta la tragedia non esiste più, ecco. Volevo anche aggiungere, perché qui accanto a me mia figlia, che mi ha aiutato, perché io sono un analfabeto su queste cose, che c'è anche la presenza dei miei due figli, che è una presenza veloce ma molto significativa, perché loro mi guardano con affetto, ma anche un pochino mi giudicano. Ecco, in questo senso è la nuova generazione che dice: ma tu che hai fatto? E in questo senso il film si dilata nel passato remoto, nel presente e anche nel futuro. You know, in the scene at the gym, for example, that's a good example of how I used actual events, but within a fictional setting, because that gym no longer exists, the gym where the tragedy took place. That scene where you see me reading the letter that Camilo sent to me. So this is a form of representation, but it is not fiction. So yes, the gym is a reconstruction. It's not real. I'd also like to add, since my daughter is here and I'm somewhat illiterate in these areas, that my two children are present in the film in a very quick but very significant way. They look at me with affection, but they're also judging me, saying, "But what did you do?" And this is a way in which the film sort of spreads, opens up to talk not only about the distant past, but about the future through the presence of this younger generation. Yes, actually, I wanted to mention Elena, your daughter, and Pier Giorgio, your son, because it's very interesting that during the film, you mostly listen to your sisters, to Giovanna, to the priest, the psychiatric. I would like to talk about all these characters, but it's you that we finally hear you speaking as if it's the moment you can talk to them. And it's very interesting that they can also have their own vision and interpretation. But it's a very important moment. And actually, I wanted to hear about this, finally, you talking to them. Beh, sì, io parlavo con loro, interrogavo, per esempio, le mie sorelle, e anche i miei figli mi interrogavano, mi chiedevano del perché. E naturalmente questo non è che il film è un processo a nessuno, perché c'è un sentimento, credo, direbbe un sacerdote di misericordia, no? Quel sacerdote, quel gesuita che parla alla fine. No, però c'è una necessità di domandarsi, magari senza risposte, e in questo senso, oltre ai figli e ai fratelli, per esempio tu hai citato Giovanna, la sorella dell'ultima fidanzata di Camillo, che abbiamo, devo dire, in questo mi ha aiutato nella ricerca su internet proprio mia figlia, che abbiamo interrogato all'ultimo momento, e la sua testimonianza, poiché Angela è morta, è stata estremamente preziosa.
Yes, the involvement of my children, I'm speaking to them and asking them questions the way I ask questions of my sisters. But my children were also asking questions of me. The film does not want to be put anyone on trial. I think if anything, the overriding sentiment is what the Jesuit priest at the end calls mercy. I think what comes out is a need to question ourselves, but without expecting answers. And in addition to the presence of my children, of my siblings, we also have a very important witness, a testimony from Giovanna, who was the sister of Angela, who was Camilo's last girlfriend. We were able to find her on the internet, and she was the last person that we interviewed. And I think that what she had to say was very important. Yes. Actually, I kept on thinking that Giovanna mentions that Angela said at the church, Camilo, why did you do it? And actually, these words, as I said in the film, is very strong. The spoken word was the one assuming a fact that seemed to be that in the family was impossible to name and to accept, actually, for religious reasons or for a number of reasons. How important was for you also, not only Giovanna, but what brings Angela as a character in the film, and how Giovanna gives the external perspective of the family? Il rapporto con Angela, a sentire Giovanna e a sentire gli altri, è un rapporto misterioso, nel senso che Giovanna dice che Angela non l'aveva lasciato, qualcuno pensa invece che si fossero separati. E naturalmente il rapporto con Angela, la fine di questo rapporto, è per Camillo il crollo di tutto quello che lui aveva sperato di fare, di vivere. Naturalmente Angela è solo un... non è solo Angela. Attribuire ad Angela la responsabilità di questa fine tragica sarebbe profondamente ingiusto. L'altra cosa che tu hai citato è che noi fratelli eravamo su delle posizioni di ateismo, di non credere, non religiose, e perché sentivamo un profondissimo senso di colpa verso Camillo, ma anche vedevamo il dolore disperato di mia madre, abbiamo tutti recitato un ruolo proprio come di credenti per rassicurarla che Camillo non era all'inferno, ma in paradiso, perché non dimentichiamo che nella religione cattolica il suicida commette un peccato mortale. Allora, adesso tutto è cambiato, adesso i preti sono molto più tolleranti, ma allora addirittura il suicida rischiava di non avere neppure il funerale religioso. E allora è stato fatto tutto un teatro per cercare di sollevare, di consolare di mia madre e di toglierle un po' di quella disperazione che invece poi lei ha sempre conservato. You know, in terms of Giovanna, yes, she had some, you know, when we think of what she said regarding her sister Angela and her relationship with Camillo, it's very, very mysterious. Giovanna states that Angela didn't leave Camillo, and the relationship ended as it ended. And what happened to Camillo is, it would be deeply unfair to blame this on Angela or on anyone else for that matter. What led Camillo to his tragic end was the collapse in everything that he had hoped to do with his life. We siblings who are atheists by nature, not religious, because we felt a deep sense of guilt toward Camillo, and we saw the desperate sorrow of my mother
recited a role, in a sense. We pretended to be religious. We pretended to believe in God, in religion, because at the time, you know, the religion teaches that there is hell and there is a paradise, heaven. And the teaching of the Catholic religion that someone who commits suicide has committed a mortal sin, and they will be condemned to life everlasting in hell. So in order to reassure my mother, we perform this little bit of theater in order to console my mother and help lift some of the deep despair that she felt, but a despair and sorrow that instead continued throughout her life. Yes. In your first film, Ipung Nintaska, your family helped you producing this film. And now in this film, your family helped you again with great support. They were there, they were acting, they were performing. So we can say from the beginning to the end, you have been criticizing the family as the institution of the society that we have to focus on in order to understand the nuclear problems. And paradoxically, they have been there. But I wanted to ask about this family support. Did you find any resistance in the process of shooting this particular film with not easy subjects? And how was the process with them in the shooting? No, non... Durante la lavorazione abbiamo lavorato... c'è stata una disponibilità, anzi mia sorella Letizia, sordomuta, ha potuto parlare liberamente e anche l'altra, insomma c'è stata una disponibilità, anche perché io non mi ponevo come un accusatore, non mi ponevo come un provocatore, non mi ponevo come un distruttore della famiglia, ma cercavo di trovare o di riconoscere un affetto profondo con tutti i componenti della famiglia. In questo senso non c'è stata nessuna ostilità. E tra l'altro il film è stato visto con grande emozione, tranne che da mio fratello Pier Giorgio, perché mio fratello Pier Giorgio finora non lo ha visto, non si capisce perché, non so, forse lo vedrà, ecco. Però mio fratello Pier Giorgio, che peraltro mi aveva molto aiutato, ripeto, 50 anni fa, più di 50 anni, a produrre I Pugni in Tasca, perché Pugni in Tasca fu prodotto da me, da noi, e però mio fratello mi aiutò ad ottenere un prestito da una banca per poterlo produrre. È chiaro che adesso le cose sono molto cambiate, io non avevo bisogno dell'aiuto della mia famiglia, anche perché il film è molto piccolo e così di un costo piuttosto limitato, ecco, quindi abbiamo potuto farlo noi, produrlo noi tranquillamente, ma però c'è questo particolare che finora tutti lo hanno visto con grande commozione. Di Pier Giorgio non so ancora se l'ho visto, non credo l'abbia ancora visto. Well, you know, during the making of the film, my family made itself completely available, particularly my sister Letitia, you see, who is deaf, and she spoke very freely, as did my other sister. My family made themselves very readily available when they saw I was there asking questions, not to accuse, not to provoke, not to destroy the family, but to try to recognize a deep affection that we all had with each other and with all the members of the family. So there was no hostility toward this film and toward the making of this film. And all the members of my family saw this film with great emotion, with the exception of my brother, Pier Giorgio, who has, I believe, not yet seen the film. Pier Giorgio indeed did help me 50 or so years ago in producing A Fist in Pocket, which was sort of self-produced. He helped me to secure a bank loan.
And so things have changed now. I didn't need that kind of assistance from my family. It's a very small film, very inexpensive to make. So we're able to produce it myself without the need for that kind of help. But everyone, I repeat, has seen this film with great emotion, with the exception of Pier Giorgio, who, as I said, I don't know whether he's seen the film yet or not. Since you mentioned your sister, Leticia, actually, I wanted to talk about her because she's a fantastic character, full of visual images. She's bringing great images, some funny and absurd. And actually, your daughter helped us have a smile and be together, having a shared moment. And Leticia also puts together the past with different system of beliefs and the present. I would like to talk about, because this comes in the film also with the footage, there's another Italy of a time that seems far away, but it's not so far, it's far and close. And in the film, in that town, in those spaces, in the location, but if I would have to pick one character, is Leticia, that puts together today with the past. I would like to hear from you about this fantastic and very daring character. Beh, non solo tua, ma anche altri hanno notato questa sua profonda intelligenza, questo suo spirito. E lei è una donna estremamente intelligente, ma che purtroppo è vissuta in un tempo in cui le sorelle o le figlie venivano non obbligate in modo forzato, non come le monache, però venivano convinte a stare in famiglia. Letizia è sempre vissuta in famiglia, con la mamma, ma lei avrebbe potuto fare grandi cose. Nel film ha uno spirito e un'intelligenza che esprime in vari momenti, anche quando, perché lei, essendo sordomuta, era in un collegio e allora la informano che sono nati due gemelli e lei dice, ma forse pensa che mia madre, che era molto caritatevole, avesse preso due poveri dalla strada e li avesse portati in casa, oppure quando racconta, ecco, quando dicevo prima, il suo racconto di quando mia madre ha visto Camillo morto è molto più potente di qualsiasi scena. E infine, quando alla fine lei con molta, con un certa ironia, ma anche con molto commozione, si augura dopo la morte di poter ritrovare i cari che sono morti, di poterli ritrovare, ma però si chiede, ma con molta acutezza, ma come posso io trovare in mezzo a miliardi di morti proprio mio padre, mia madre, mio fratello? Sarà molto difficile. In questo lei dimostra tutta la sua intelligenza e anche quasi, non voglio dire il delitto, ma l'errore enorme che è stato fatto dai miei genitori di non lasciarla libera, di non offrirle una libertà, perché lei avrebbe potuto vivere una vita straordinaria e fare una famiglia, avere dei figli, e invece un certo tipo di educazione, un certo tipo di religione non gliel'hanno permesso. Leticia is, as you can see in the film, a woman who has deep intelligence and a great spirit, and she expresses that intelligence in various parts of the film. Unfortunately, she lived during a period when sisters, when daughters, I wouldn't say forced, but were convinced that they had to live and stay within the family. Leticia always consequently lived within the family, and she could have done really great things in her life. This intelligence, the spirit she expresses when, since she was deaf, she had to live in a boarding school, and she talks about, in telling the story,
of the moment when she heard that mother had had twins, and she thought, because of mom's charitable impulses, that she had adopted two poor children from the streets. So her description, her story of the response of my mother when she saw Camilo dead was much more powerful than any other form of expression that we could have. And in the end, she shows her sense of irony, but also her great emotion in expressing the hope that after she dies, she will be rejoined with Camilo and with my parents. But she also shows how sharp she is when she says, but among those billions and billions of the deceased, it's going to be awfully difficult to find my father and my mother and my Camilo. And it's a real shame because of the period in which she lived that you know she did stay at home to be with my mother when she could have lived a really extraordinary life, had children, had a career. Yes, indeed, that was one of those great images she brings, and the question she put, it's one that we have never maybe, and it's really precious. And these brilliant images that she's bringing, it's also, she has a particular version of certain events as a confirming to herself that this was an accident, must have been an accident. And these, together with others, like the last visit to your father, like allowing or no the Catholic visit, I thought it was very interesting how in the film, memory is also presented as a fiction. And how the different versions of many events are coming together for us to maybe understand or respond or question. How did you conceive this idea of the versions? È chiaro che la memoria, veramente, noi ci ricordiamo e pensiamo di essere sicuri, perfettamente certi di certi ricordi, ma alcune volte ci sbagliamo. Ora, è chiaro che mia sorella Letizia pensa che non sia stato un suicidio, ma sia stato un incidente. Ma ci sono delle prove e anche il suo biglietto in cui dice che l'angoscia è troppo grande per poter continuare a vivere. Però io nel montaggio abbiamo voluto conservare anche punti di vista diversi, ma anche sinceri, perché fanno parte di una visione complessiva in cui soprattutto quel tipo di educazione conta nella vita, ed è un'educazione che ci è stata data, un'educazione cattolica che ci è stata data e che anche per chi non è più credente mantiene un atteggiamento, una forma mentis che ci serve per ragionare, per relazionarci, o infine anche avendo delle opinioni diverse. Per esempio, l'ultima intervista, una delle ultime interviste con il gesuita, il quale immagina che io sia religioso, che sia sia credente, che io sia un... Ora io lì non è che io lo devo contestare, non è che io dico no, non è così, no. Il suo amore, il suo affetto, la sua amicizia è talmente grande che diventa una verità, a prescindere dalle singole, da quello che io credo rispetto alla religione. I think, you know, we're often very secure, very certain of the memories that we have, but sometimes we're wrong. Look at Letitia. She wasn't convinced that Camilo had committed suicide, but instead it had been an accident. And this, despite the proof of, for example, of the message that he left saying that a life
that his anguish was too great to continue to live. I wanted to consider different points of view that are different, but also very sincere, and they belong to an overall vision of the type of upbringing that we received in life, of this Catholic education that even when we no longer believed in it, still is something that shaped our reasoning and our way of relating to each other, which gives us a kind of forma mentis. So even with different points of, with different differences of opinion, I think it all sort of belonged to this comprehensive vision. In that last or one of the last interviews with a Jesuit priest who imagines that I am a believer, I didn't feel like I should have disagreed with him and sort of disillusioned him, because his love and his friendship were so great that they had a kind of, that they had their own truth independently of what I myself believe. Yes, actually it's very curious that the priest not only thinks of you as a believer, he thinks the films are a way of confession. So this is something quite unique and shocking. You have. Purtroppo quel sacerdote è morto. È stata una delle ultime interviste che per fortuna sono riuscito ad avere, molto preziosa per il film. Poi dopo è morto. Non ha potuto vedere il film. You know, unfortunately, that priest has passed away. It was one of the last interviews that we did, and I was very lucky to have it. It's a very precious element of the film. Yes. I wanted to talk about the title of the film. It is brilliant, not only because it sounds very good, but on one hand, it questions the place we give to politics in our life, especially in a time when life and politics was all together, maybe not divided as it can be thought in other times or nowadays. But also it informs about Camilo. I would like to hear from you about this title and what what are the resonances. Beh, il titolo Marx può aspettare, secondo me è un bel titolo, nel senso che è una frase di Camillo, una sua risposta, nel senso che io lavoravo già nel cinema, anche se non avevo ancora fatto il mio primo film, però avevo tutta una serie di coinvolgimenti che erano politici, ma erano anche cinematografici. E io cercavo di convincerlo che ingaggiandosi, coinvolgendosi con la politica, avrebbe potuto risolvere la sua crisi esistenziale, perché lui aveva una profonda crisi ed è lui che mi ha risposto: Marx può aspettare, c'è nel film, perché queste tre parole sintetizzano anche in modo felicissimo tutta una serie di contraddizioni che erano di quegli anni. Marx può aspettare, io ho altri problemi che sono più urgenti della mia vita, non posso occuparmi di Marx, è inutile che tu mi proponi di occuparmi di Marx, della politica, della rivoluzione, io ho altre esigenze profondissime che mi fanno dire a te, Marx può aspettare. In questo senso è un titolo che tra l'altro è stato pescato lavorando anche con Francesca Calvelli, con cui ho montato il film. Da prima il primo titolo era ispirato al quadro di Munch, L'urlo, cioè L'urlo di mia madre. Ma poi lei mi ha consigliato, guarda, Marx può aspettare, ha una leggerezza, perché il film non deve essere pesante, il film parla di una tragedia, però ha una sua leggerezza, allora Marx può aspettare, anche, non dico di spiritoso, ma di minimamente ironico, che secondo me è giusto per il film.
The title Marx Can Wait is I thought it was perfect because it's actually something that Camilo said to me, an answer he gave me. At the time I was already working in the world of cinema. I hadn't yet made my first film, and I had a whole series of political but also film connections, and I was trying to convince him that through an engagement with politics, he might be able to resolve his existential crisis. He had a very deep crisis. And he answered, Marx can wait. And I think these words capture very felicitously the contradictions of those years. It was his way of saying that he had other problems that were much more urgent to deal with. And it was useless for me to propose to him that he become involved in politics and revolution. He had other deeper needs. So I think that this title, which was, by the way, suggested to me, it came about during the editing process with Francesca Calvelli. I had initially thought of giving the film the title of that famous painting by Munch, The Shout. And I was going to call it The Shout of My Mother, but Francesca advised me to do something lighter because we didn't want to weigh the film down too much. Yes, it is a film about a tragedy, but it also has lightness to it. And she thought, and I agree with her, that it was a good title because it gives also the right degree of lightness and also a very slight irony. Yes, and it raises a lot of questions, this title. So it's really great because of that. Why Marx should wait? Who says that? I mean, there's a big number of questions. And it's very, very good, provocative. I know we have short time, so I would like to go to some specific sequences at the ending of the film. There's a scene of editing that we see you and Camilo growing different ages, and then you grow and you get older, and Camilo stays young, stays until the age that he was alive. And it's very strong, the idea of the absence, of how much he was missed during different moments of life. And I wanted to hear from you to comment about the idea of this sequence. Beh, è quella che è la sequenza, cioè mi piaceva raccontare questo ragazzo, tutti dicono molto bello, molto fermo nell'anno della sua morte, tanti, tanti anni fa. E quindi confrontarlo continuamente, da prima io sono suo gemello ed eravamo uguali, insomma, e poi io diventavo più grande, invecchiavo fino ad oggi, e quindi questa sequenza piccola, dopo mi pare il titolo del film, mi sembrava che racchiudesse anche un significato che riguardava la vita in generale, la storia in generale, il fatto che la vita finisce ad un certo punto, ma la sua è finita molto quando era piccolo, quando era giovane, quando era un giovane uomo. Io sono ancora vivo, ma anche la mia finirà, è chiaro. È il senso di un tempo, in cui però io ho potuto ovviamente fare tante altre esperienze e sono, diciamo, soddisfatto, contento di avere ora raggiunto all'ultimo momento, perché sennò tra qualche anno non ci sarebbe stata più la possibilità di fare questo racconto di mio fratello e mio e di tutta la famiglia, per poi porsi, dire delle cose che poi rimangono delle domande, perché è vero, noi non avevamo capito, io non avevo capito, non solo io, tutti, ed è una domanda molto universale rispetto a fatti del genere, che molto spesso non si riesce a penetrare nel profondo dell'animo di chi ti sta di fronte, ma non solo un parente, non solo un figlio, un fratello, anche un amico, persone che si conoscono, ecco,
E questo allontanarmi nel presente da lui, mi piaceva ricordarlo così nel finale del film. In that sequence, you know, there you could see Camillo, who was a boy, was very handsome, who even in the last year of his life, the year of his death, everyone was saying was so steady, was so solid. My twin, my equal in that sense. And then I became older. In that short sequence, it comes right after the title, I think it closes the film in a very meaningful way, talking about life in general, about this history in general, the fact that at one point life ends, you know. His ended when he was still very young. Mine will end someday. And I think that that sequence gives you a sense of the time that passed. And I'm very happy, I'm very satisfied that I was able to reach at the very last moment to make this film, which would have been impossible in a few years' time. And to tell the story of my brother, of myself, and of my family, and to ask some of these questions that remain, and they will remain as questions, because it's true that we did not understand him. I did not understand, my family did not understand. And I think that this raises a kind of universal question about our inability to penetrate the depths of the person that is right in front of us, not only a member of our family, for example, but also a close friend. But yeah. To the very last scene at the bridge, that it's a scene full of in-betweens, in between night and day, in between the town and leaving town, in this bridge with all the connotations of a bridge. We see someone dressed as Camilo. Can we say that the film is opening the door to live with our ghost? Vivere con il fantasma? Sì. Ma no, io non è che prima io fossi perseguitato dalla memoria o dall'immagine, anzi sono contento di avere ritrovato una serie di cose che non ricordavo, ma che io ho ricordato attraverso anche le persone che ho intervistato. E quindi per tanti anni io evidentemente ho cercato non tanto di nascondere, ma di limitare, di censurare, oppure di guardare quella tragedia, ma con una relativa libertà, non con sufficiente libertà, perché quando io feci un film, Gli occhi e la bocca, che parlava del suicidio di un gemello, però, come ho detto prima, io ero condizionato dal fatto che mia madre era ancora viva e dal fatto che io ero ancora pieno di idee politiche che quasi mi impedivano di parlare in modo libero di questa tragedia, che non era certamente un atto rivoluzionario. Se tu vuoi cambiare il mondo, in qualche modo ti devi un pochino allontanare da questo. Invece questo film mi ha reso molto più libero e anche direi più sereno nei confronti di mio fratello. È chiaro, non credendo nell'aldilà, non penso che lui mi stia ascoltando, però per i vivi, per coloro che sono vivi, è un modo di rapportarmi di cui sono relativamente soddisfatto, ecco, di averlo fatto, ecco. E poi mi si dice, ma il coraggio, non sento di aver avuto un grande coraggio, non l'ho fatto perché volevo farlo, ecco. No, I wouldn't say that I was persecuted by a specific memory. On the contrary, I think I rediscovered a whole series of things that
I was able to remember through the people that I interviewed. But for many years, as I said earlier, I was not so much hiding what had happened as censoring my relationship to this event, to this tragedy, that I was censoring myself. And I had a kind of insufficient freedom. I was restrained. In the film, The Eyes, The Mouth, for example, which talks about the suicide of a twin brother, I was conditioned very much by the fact that my mother was still alive, and I was still filled with many political ideas. It sort of almost prevented me from speaking freely of this tragedy, because it's not a revolutionary act to commit suicide. It wasn't something revolutionary, something that I had to take my distance from. And in this sense, in this film instead, I was able to make a film in a way that was freer, and I felt a much more serene relationship with my brother. And since I'm not a believer in the afterlife, it's not that I feel him looking over and judging me, but I feel very happy for the living. It's not that I made this film with any kind of great courage. It is a film that I wanted to make, and I'm pleased that I made it. I'm also very pleased you have made it, and we are. And if it's not through religion or the psychiatry, we are very grateful that you seek possible elaboration in cinema. So I want to thank you very, very much for sharing the film and for this conversation. We are very grateful. Thank you very much, Marco Bellocchio. Io vi ringrazio a voi di avermi permesso. Purtroppo non potrò venire a New York, io spero che... Però sono molto curioso di sapere, voi mi direte come è stato accolto e lo saprò indirettamente. Sono veramente molto contento, insomma, anche perché è un mondo così diverso e quindi sapere se vi è in quel tipo di pubblico un'attenzione, un interesse, una commozione per me è estremamente importante. Grazie, vi ringrazio di questo. I wanted to thank you for allowing me to do this interview, although I could not be in New York. And I'm very curious to know how the audience feels about the film, how they will react, because in this world that is so very different, it is reassuring to know, and I would like to know, the kind of attention that your audience pays to this film. Thank you very much. Grazie, Marco. Yeah. See you next time in New York. Grazie. Speriamo di vederci presto. Va bene? Thank you. And I hope we'll be seeing each other soon.